La pioggia non è stato un problema, sono ben altre le preoccupazioni di chi non ha ancora ricevuto nessuna risposta su come riaprire. Sono scesi di nuovo in strada, intonando l'inno nazionale italiano, i ristoratori Toscana. Una protesta pacifica, apartitica, che ha coinvolto non solo gli imprenditori, ma anche i cuochi, i pizzaioli, i camerieri e il personale dei locali, tutti guidati da Pasquale Naccari, che da mesi si sta battendo per salvare un settore che rischia di essere spazzato via per sempre. Ci avete illuso! Basta con queste illusioni, siamo stanchi! Siamo stanchi! In questa barca, se si affonda insieme! Ma prima di affondare ci facciamo mangiare dal pesce cane, no mai! Ci si mangia noi il pesce cane! Siamo stanchi! Siamo stanchi! Dopo aver consegnato giorni fa 1500 chiavi delle proprie attività al sindaco Dario Nardella, hanno marciato da Piazza Duomo fino ad arrivare a Piazza della Signoria. Quasi 1000 provenienti da tutta la Toscana per chiedere risposte concrete e non più solo parole. Tutela per i dipendenti, la maggior parte dei quali non ha ricevuto la cassa integrazione, e soprattutto linee guida chiare per ripartire. L'unica regola al momento è la responsabilità penale per i titolari delle attività per l'eventuale contagio dei dipendenti. Le tasse sulle bollette, se le risulta ce lo dica, chiediamo scusa e diciamo che non ce l'avevamo accorto. Poi è stato fatto un tavolo serio dove è stata presa una misura intanto per gli affitti, ovo, e sono due. Hanno pagato la cassa integrazione il 15 aprile, ovo. Ci hanno chiesto come riaprire, lei ha visto delle nostre proposte che l'hanno attuate? No, noi mettiamo al primo posto la salute. Però se uno ti dice puoi aprire lunedì, ma venerdì ti dico come aprire, ma secondo lei in 2 giorni ci si può sistemare? I ristoratori hanno presentato le loro richieste l'8 marzo, ma da allora nessuna indicazione precisa. E sul decreto legge maggio chiedono che sia approvato entro 15 giorni. La pazienza è quasi finita, l'ultimatum è fissato per il 2 di giugno. Il 2 giugno è vicino, il decreto di maggio va approvato anche in Parlamento entro 15 giorni, se no il 2 giugno non accettiamo più nulla, basta!